Vice Ministro, oggi la visita su uno dei luoghi più belli ma anche più fragili del Finalese, parliamo del Malpasso. Mi sembra che ora il governo e le istituzioni anche locali abbiano preso una linea. Sì, noi siamo per fare la galleria che collegherà Noli sostanzialmente alla Baia dei Saraceni per evitare di passare sul lato della falesia con la strada lato mare, perché questo crea grossi problemi non solo per la manutenzione della strada, che comunque vorremmo rimanesse aperta, utilizzo turistico, e magari collegare finalmente Noli e Finale con una ciclopedonale, ma anche per il fatto che nel momento in cui ci sono incidenti gravi in autostrada o lavorazioni particolarmente rilevanti sulla rete autostradale, oggi manca una connessione tra est e ovest, perché i due camion non possono passare in quel tratto e quindi bisogna mettere tutte le volte un semaforo a senso alternato, che causa delle code infinite per tutto il ponente. Quindi questa è un'operazione già finanziata. Il progetto un po' di anni fa era stato bloccato proprio da delle volontà contrarie da alcuni della provincia di Savona, ma si è deciso di andare avanti, si sta cercando dei nuovi accordi territoriali per dare finalmente una viabilità in quell'area e cercare anche di valorizzare dal punto di vista ciclopedonale invece l'infrastruttura esistente. Sui tempi, il tema oggi bisogna vedere se la vecchia VAS deve essere rifatta oppure no, e poi la conferenza di servizi si potrebbe appaltare immediatamente perché le risorse sono già disponibili nel contratto di programma di quest'anno firmato con ANAS. Quindi noi una volta espletate tutte le procedure, il progetto ovviamente è già disponibile perché quello che era già in cantiere di ANAS, siamo pronti a far l'appalto e quindi poi a dare inizio ai lavori. Altro tema che si è toccato è quello delle ex aree Piaggio, un'area importante anche dal punto di vista infrastrutturale per Finale, perché poi andrebbe a toccare una serie di opere a contorno. Io credo che sia un'operazione di riqualificazione urbana molto importante. Ormai in tutto il paese si sta cercando di trasformare ex aree industriali in qualcosa di diverso, recuperando spazi per la collettività e anche edificando in maniera sostenibile, sia da un punto di vista ambientale, sia per gli spazi, soprattutto in aree come quelle liguri, dove molti spazi pubblici non ci sono, e anche l'edificazione spesso negli anni 70 e negli anni 80 è stata fatta in maniera un po' selvaggia. Quindi abbiamo bisogno di recuperare una vivibilità alle nostre aree, soprattutto in aree turistiche come ad esempio Finale Ligure, che cambia la sua popolazione a seconda delle stagioni dell'anno. Quindi potrebbe essere un polmone importante, ci vuole una buona progettazione. Ho visto che l'amministrazione ha le idee chiare, e fare in modo insieme al privato di trovare anche delle aree ad uso pubblico che possano consentire avere anche quel polmone verde e quella interconnessione che garantisca anche degli spazi da dedicare alla città. Ma sulla galleria c'è un interesse serio da parte, come ho già dichiarato recentemente, da parte del Ministero, di ANAS e di Regione Liguria. Ritengo che sia un'opera assolutamente necessaria, nel senso che mi sembra che quanto è capitato negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, lo dimostri, se qualcuno è ancora dubbioso in merito. Quindi ben venga questo intervento, che risolve uno dei problemi che riguardano il nostro territorio da sempre, nel senso che il tratto di strada è un tratto di strada meraviglioso, ma è un tratto di strada estremamente fragile. Ogni qualvolta piove una certa intensità ci sono cadute di pietra, e come ho già detto tante volte, finora non è mai successo nulla. Sulle ex aree Piaggio invece abbiamo visto qualche primo rendering. Sì, io ho mostrato al Vice Ministro quelle che sono le conclusioni della commissione che avevamo costituito e che ci ha dato importanti contributi sia dal punto di vista di una ipotesi di sviluppo delle aree, che ovviamente c'è un progetto approvato, ricordo a tutti, del 2008, sia dal punto di vista di messa in sicurezza del fiume. Di queste cose ho parlato con il sottosegretario. Ritengo che sia assolutamente importante poi condividere, diciamo così, prospettive di questo tipo con chi ha così importanti ruoli istituzionali. Non bisogna dimenticare che il rendering che ho mostrato, perché ripeto, di questo si tratta, è un rendering sul quale c'è stata la... si
sono, diciamo così, espressi positivamente rispetto a questa soluzione tutte le forze che compongono il Consiglio Comunale di Marina Ligure. E altra cosa importante, ricordo a tutti che l'area adesso ha un proprietario, quindi ci sarà un interlocutore col quale la prossima amministrazione potrà in concreto parlare. L'ultima è un desiderata, che è questo ponte tra via Arnaldi e la provinciale 490. Anche su questo da tempo vi siete mossi. Questo, noi, allora, questo è una cosa molto importante, che è che abbiamo fatto un concorso internazionale e c'è un progetto che ha vinto. Avere un progetto significa poter in concreto attingere ai finanziamenti regionali, nazionali e europei. Anche questo abbiamo mostrato, si tratterebbe di risolvere un problema talico, nel senso che chi abita nella Val Pora o nella Val Aquila sa che poi il collegamento tra le due non è dei migliori, e quindi questo ponte potrebbe risolvere tutta una serie di problemi che i finalesi conoscono perfettamente.